Prima di tutto, ragazzi, vi dovete iscrivervi al canale di GiuseppeGamer06, AltiaGamer88, Nicola Bavadia, Tone07Rega, YouTube, Done07Rega e Bomber360 Federico Donofrio. Quindi, mi raccomando, vi dovete iscrivervi a questi canali che vi ho detto e pure al mio canale. Quindi, adesso cominciamo con il video. Ciao ragazzi, sono MarcoVox2 e oggi siamo qui a dare un nuovo video. Oggi ragazzi, siamo qui, tornati sul video. Questo è un video molto diverso dal solito, perché oggi, ragazzi miei, andremo a vedere gli errori arbitrali. Quindi ragazzi, perché ho notato molti errori arbitrali degli arbitri italiani, ma pure degli arbitri stranieri. Quindi ragazzi, questo video sarà molto più diverso dal solito, perché oggi, ragazzi, ve lo ripeto, andiamo a vedere gli errori arbitrali e cominciamo subito. Allora, cominciamo subito con un colpo di testa e gol di Muntari. Il pallone è terminato nettamente dentro, ma l'arbitro fa continuare. Quindi questa è stata veramente una decisione che ha colpito tutti i tifosi. Quindi questo era nettamente gol. E poi quella partita era finita 1-1 tra Milan e Juventus, ma quella partita doveva finire 2-1 per il Milan. Poi rivediamo qua ancora che il gol è stato che il gol non è stato assegnato a Muntari e quindi la partita era finita 1-1 tra Milan e Juventus. Passiamo avanti con Bologna-Juventus, rivediamo, è caduto da solo Nedved. I bolognesi ancora ci pensano per questo fallo commesso inesistente, cioè guardiamo bene, Nedved è caduto da solo. Senza parole, tipo giocatori del Bologna che dicono che dicevano che all'arbitro di porta che non era rigore. Poi passiamo avanti a Juventus Parma con un altro rigore inesistente dato alla Juventus con Lichtsteiner che va giù e l'arbitro segna il calcio di rigore. Lo ha segnato anche l'arbitro di porta, però guardiamo bene. Innanzitutto qua c'era un fuorigioco. Ma si è buttato anche per terra gli stai. Quindi questo è stato due errori arbitrali, uno del guardianine e un altro dell'arbitro, dei due arbitri, cioè uno dell'arbitro di porta e un altro dell'arbitro che arbitrava questa partita. Milan Juventus di nuovo con il colpo di testa, veramente con un colpo di mano l'ha colpita Bazzagli, ma non è veramente. L'ha toccata con la schiena, con questo. Passiamo a Juventus-Cagliari con un fallo di Astori su Quagliarella che non era veramente questo fallo commesso di Astori su Quagliarella. Poi passiamo ancora avanti. Il gol di Bonucci che ha segnato il gol del mi sembra 2-0, ma invece viene annullato. Perché? Questo gol era veramente regolare. Perché avevano visto un intervento di Bonucci che l'ha toccata con il braccio. Invece passiamo a Inter-Cagliari con un fallo commesso da Astori su Ranocchia e rivediamo bene. Ranocchia va giù. Quindi questo doveva essere netto calcio di rigore e doveva essere ammonito dal difensore del Cagliari. E poi andiamo di nuovo avanti con Inter Bari con il gol dato all'Inter, ma guardiamo bene, c'era un fuorigioco di Diego Milito. Rivediamo bene, eccolo qua. Milito è in fuorigioco e lui l'ha toccata. Quindi questo non doveva essere il gol dell'Inter. Poi passiamo al derby di Milano con il gol che viene annullato al Milan. Poi passiamo a Inter, a Catania Inter con i gol proprio inesistenti, gol di Sharawi.
quindi c'è. Questo doveva essere fuori gioco del faraone. Ecco qui, c'è ovviamente il braccio di Sharawi che è in fuori gioco. Quindi questo. Poi passiamo a Sampdoria Napoli. Quindi quello non doveva essere gol per Milan. Passiamo a Sampdoria Napoli con un calcio di rigore e viene espulso Gastardello. Vediamo il fallo. Però l'espulsione c'è. Però il fallo non è stato commesso in area di rigore. È stato commesso fuori all'area di rigore e quindi questo è stato un errore arbitrale che comunque ha permesso agli azzurri di Mazzarri di portarsi in vantaggio. Poi passiamo qui a Lazio-Cagliari con un brutto calcio di Klose su mi sembra su Agassi, che si è fatto male veramente molto. Eccolo qua. E quindi l'arbitro ha per forza dato il gol regolarmente alla Lazio. Poi passiamo ancora al derby con c'è stato veramente questo rimarrà sempre nella storia del calcio italiano arbitrale perché guardate, ha segnato un calcio di rigore inesistente Rizzoli, ma ha toccato il pallone e si è pure buttato potendo. Non sappiamo quindi cosa ha dato l'arbitro. Poi passiamo a Juventus Inter con il gol di Arturo Vidal. Però questo gol, secondo me, è secondo i calcoli degli arbitri, hanno detto che questo era fuori gioco. Quindi, ragazzi, il video.